28 anni li compirà fra pochi giorni. Alberto Tomba ha vinto 33 volte in carriera, 22 volte in slalom. Lo scorso anno ha vinto a Sonheim, a Sestriere, a Chamonix, a Garmisch. Alberto, non interessa nei secondi posti, diciamolo subito, avete visto con che spirito è partito in questa seconda manche, incredibile come sta attaccando Alberto, più attento in alcune curve rispetto alla prima manche dove si inclinava pericolosamente col busto, per adesso la sua azione è perfetta, anche in questa figura è passato un millimetro dai pali, stiamo attenti all'intermedio, 1,10 è fantastica la prova di... Ha perso soltanto 2 centesimi, Nico, in fronte di un tricer strepitoso, può amministrare ancora 1,10 di vantaggio Alberto Tomba. Speriamo che ce la faccia, ci sono queste ultime porte dove Alberto deve dare tutto, riserve di fiato ne ha da vendere, è un fisico pazzesco, coraggio in questa tripla, molla lì, ultime porte, 86, tempo da battere, e ce la fatta alla grande, primo 1,02 il suo vantaggio, vedete Tricere nel riquadro che si accontenta ovviamente, dietro ad Alberto Tomba è sempre comunque un grande risultato, Alberto Tomba subito affiancato da Brunner, ci risiamo amici sportivi, cambiano gli anni, passano gli anni, ma Alberto Tomba, eccolo qui in queste immagini, è sempre il numero uno al mondo in questa disciplina. Ieri nella seconda manche di gigante ci ha dimostrato che può tornare ad essere numero uno anche in quella specialità, ma in slalom sicuramente non ce n'è per nessuno. Alberto Tomba è di un'altra categoria, in uno slalom oggi che non si addiceva, l'abbiamo detto subito, sulla carta, le sue caratteristiche, si era anche un po' lamentato prima della partenza della prima manche Alberto Tomba, ma poi i risultati eccoli lì, la natura gli ha dato questo dono e lui lo sfrutta fino in fondo, molto spesso si dice dell'ultimo anno di Alberto Tomba, ma sciando a questi livelli non si sa proprio quando veramente sarà l'ultimo anno di Alberto Tomba. Vi ripeto rapidamente la classifica, siamo in chiusura. Allora, Alberto Tomba ha vinto la prima gara di slalom di stagione, è la sua 34esima vittoria in Coppa del Mondo. Davanti a Tricer, staccato di 1,02, Fogdo, staccato di 1,09. Vedete, dal secondo in poi siamo già oltre un secondo di gara. È tutto da Tigne per questo slalom speciale e dal bolognese Alberto Tomba al bolognese...